Salve amici, un caloroso saluto a tutti voi. Le previsioni meteo avevano promesso bel tempo e a quanto pare hanno indovinato. Cielo sereno e terso stasera, nemmeno l'ombra di una nuvola. Condizioni perfette per una bella partita di pallone, sia tra amici che a questi livelli professionistici. I giocatori insieme ai tifosi vorranno vedere i loro sogni volare alti verso il firmamento di questa splendida serata. Accompagniamoli allora nel loro slancio verso il bel gioco e la vittoria. Che cornice di pubblico splendida. E certo Ronaldo poteva certamente fare meglio su una palla molto intelligente. Un passaggio filtrante da manuale. Ha mostrato grande precisione e visione di gioco. E va a colpire di testa. Un colpo di testa da dimenticare. Ambrosini, Albertini, prova a velocizzare il gioco con la verticalizzazione. Bella palla ad allargare il gioco. Cross sul secondo palo. La mette in avanti. Decide di sfruttare la fascia. Bel pallone. C'è il colpo di testa. Grande parata dell'estremo difensore. Non ha sbagliato nulla, ma l'estremo difensore ha mantenuto la calma e ha reagito. Roberto Baggio. E c'è un bel pallone in avanti. Colpisce il pallone. Difficile fare meglio, un tiro perfetto. Ha impattato il pallone alla grande ed è riuscito a metterlo dove il portiere non sarebbe mai potuto arrivare. Si spezza l'equilibrio dell'incontro. Questo gol li porta in vantaggio, ma manca ancora molto tempo. Situazione spinosa, ma il suo intervento è stato provvidenziale. Cerca l'uomo là davanti. Boban. Un solo gol a referto fino ad ora cruciale. Il punteggio è quindi di 1-0. L'arbitro non ha dubbi, calcio di punizione. Prova a verticalizzare. Cerca di sfruttare gli spazi laterali. Cross verso il centro. Roberto Baggio, autore di un assist oggi. Decidono di giocarla all'indietro. Ambrosini. È davvero una bella serie di passaggi questa. Allarga il gioco. Va a cercare il secondo palo. Un pallone quasi perfetto ma non abbastanza. Albertini. Prova il cambio di gioco. Cercano spazio sulla fascia opposta. Occasione per il contropiede. Zamorano ha già segnato in questa partita. La gioca in profondità. Colpisce. La mette in rete. Anche dopo lo svantaggio non hanno mai perso la calma e ora potrebbero anche completare la rimonta. Rubata palla agli avversari, sono stati velocissimi a ripartire. Un contropiede portato in maniera perfetta. Si ricomincia da una situazione di parità. Sapevamo che sarebbe stata una gara combattuta. Eccone la prova. È stato un bel primo tempo. Squadra in tunnel dopo un primo tempo che ha visto un gol per parte. Gara ancora in perfetto equilibrio. C'è un perfetto equilibrio. Entrambe le squadre hanno realizzato una rete a testa. Dopo 45 minuti che ci hanno regalato una rete per squadra, l'arbitro manda tutti a prendere un tè caldo.
il risultato è ancora appeso a un filo. Partiti! Siamo già nella seconda frazione di gioco. Fallo, calcio di punizione. Qui il giocatore riceve un sonoro avvertimento da parte dell'arbitro. Il cartellino lo aspetta la prossima scorrettezza. Cercano di rilanciare l'azione dalle retrovie. Albertini. Boban. Fa avanzare l'azione con il lancio lungo. Contrasto in scivolata. Intervento deciso, tutto regolare secondo l'arbitro. Maldini, Ambrosini, un'ora di gioco attivo. Albertini. Provano a partire in velocità. Un pressing che non definirei asfissiante. Cercano di mantenere le distanze per evitare inserimenti in velocità dietro le loro linee. È una buona scelta se gli attaccanti avversari sono rapidi nello spazio. Opportunità di ripartire. Scatta verso il pallone. Sulla fascia, è libero. Allontana il pericolo. Conclusione sul fondo. Bravo, qui il giudice di gara ha lasciato che l'azione seguisse il suo corso, ma ora arriva puntuale l'ammunizione. I giocatori si salutano, il quarto uomo sbriga le relative formalità. Adesso dobbiamo verificare l'impatto di questa modifica sulla gara. La partita riprenderà dopo i due cambi previsti. L'assetto della squadra ora potrebbe cambiare radicalmente. Opta per il lancio lungo, prova con la palla filtrante. Qui deve... Il portiere si oppone. L'ago della bilancia potrebbe pendere da una parte o dall'altra, non si stanno risparmiando sforzi. Va via in profondità. È un grande riflesso qui. Stanno facendo di tutto per vincerla, secondo me attaccheranno fino allo scadere. Grande intensità anche in questi minuti. Non è detto che finirà così. Bella azione sulla corsia di sinistra. Albertini riconquista la palla. Ora mi chiedo se finirà così o se qualcuno avrà ancora energie per provare a segnare in extremis. Tentativo di allungare il gioco. Arriva il fischio finale, ci sarà bisogno dei calci di rigore per decidere chi vince. Le due squadre si sono annullate a vicenda, si può dire che nessuno abbia fatto abbastanza per portarsi a casa la vittoria. Non c'è ancora un vincitore e allora è arrivato il momento dei calci di rigore. Un momento giudicato da molti crudele, sicuramente decisivo. 1-0, l'ha messa dentro con grande sicurezza. Ha spiazzato il portiere con una finta. Così si calciano i rigori. Il tiratore piazza la palla sul dischetto. Parato, grande salvataggio del portiere. Il portiere era certo su dove sarebbe finito il pallone. Questo è un calcio di rigore fondamentale. Potrebbe dare un vantaggio pesantissimo alla squadra. E ora sono in vantaggio di due reti. Devono assolutamente reagire. Non hanno alternative. Adesso si può solo segnare. Nessun problema per il portiere. Se scegli una soluzione simile e il portiere non si muove, fai proprio una figuraccia. Una garanzia quando la tensione è alle stelle. Va lui sul dischetto. Ha spiazzato il portiere. No problem. Ha spiazzato il portiere con freddezza. Si è capito subito che non avrebbe sbagliato. E questo rigore va messo dentro, altrimenti il match è deciso.
è dentro, c'è ancora speranza. Rigore tirato alla perfezione, non ha mai staccato gli occhi dal portiere. Stiamo a vedere se ce la fa, la partita è finita. Parato, mantiene in corsa la sua squadra. Ha cercato di beffare il portiere, ma il beffato è stato lui stavolta. La responsabilità di evitare la sconfitta è tutta sulle sue spalle. La mette dentro e la sua squadra può respirare almeno per un attimo. Si appresta a calciare un rigore pesantissimo. Chissà cosa passa per la testa del portiere, tutta la partita dipende da lui. Incredibile, doveva pararlo a tutti i costi e c'è riuscito. Qui il portiere ha dimostrato di avere ottimi riflessi. Qui non possono sbagliare, se non entra hanno perso. È rigore decisivo, non può permettersi di sbagliare. Freddissimo, non doveva sbagliare, non ha sbagliato. E così siamo sul 3-3. Da qui in poi si va d'oltranza, un errore ed è finita. Una parata fantastica. Bravo il portiere, anche se non è stato un tiro irresistibile. Non deve far entrare questa palla o è finita. E questo è il tiro che decide la partita. Fa malissimo perdere e fa ancora più male perdere dal dischetto. Sono mancati nel momento decisivo. Non è mai facile perdere i calci di rigore, ma fa parte del gioco e bisogna...